Io ti ho portato questo da tenere in mano, un cristallo di rocca bellissimo. È una cosa che mi fa piacere che tu abbia vicino. Visto che abbiamo questa opportunità, io faccio parte dell'intervista con una scuola di campagna. E quindi Valentina, no? E poi quello che succede, succede. Allora, intanto grazie, benvenuta a Tosca, a FreeMusic.it. Ti ringraziamo tantissimo per averci accolto. Lo sai che è per noi un privilegio averti con noi e quindi avevo piacere di iniziare con questo suono per cercare di chiuderci in una sorta di bolla al di fuori di questo mondo sanremese, insomma. È vero che è nato sotto un albero? Sì, però non è così che vado di Troia. Sì, no, nel senso. Eravamo alla Pasolini prima sede. Ecco. Io stavo, eravamo proprio i primi giorni, no, era primavera, quindi già eravamo stati 3-4 mesi. E lì fuori alla Garbatella eravamo in questo cortile. Me lo ricordo, ci sono stati. Là. Là, un cortile. Stavo scrivendo dei verbalini perché erano lì tutto l'università. E Pietro comincia a canticchiare. Certo. Questa cosa. Una strofa. L'inciso. Ah, l'inciso. Io stavo scrivendo alzo gli occhi e gli ho detto se non me la finisci ti ammazzo. E lui ha detto ma così è una cosa che ho buttato lì, tu buttate bene. E poi dopo, questo era tipo maggio, era uno sfogo d'amore, lo sbaglio, era una sua storia, sono documentari, sì. E quindi ho amato tutto, è andata così, Pietro ci raccontava queste sue linee d'amore e noi lo vedevamo. Quindi lui l'ha finita e poi sono andata io a Parma, era in autunno, e l'abbiamo registrata. Se ti dico come l'abbiamo registrata e l'ho voluta tenere. Ce lo devi dire assolutamente. Allora, lui ha uno studio in casa, io mi sono fatta mettere il microfono davanti ad una pianta, a un giardinetto, questa finestra, come se io guardavo questa pianta bianca e cantavo nei tre passi dentro la finestra, che c'era il suo famoso, era proprio palla. L'ho cantata lì e ho lasciato quella voce, non l'ho voluta ricantare. Wow, anche a me è capitato sul mio brano, che ho fatto un one shot. Io ero lì con lui, non mi aveva raccontato tutto. Per me sai, l'autore è un po' il regista delle canzoni, quindi lui mi ha spiegato esattamente che cos'era e io là. Cioè, c'è un giusto consiglio paterno della canzone, che delle volte è giusto lasciare. La sua emozione che io ho. Ti volevo chiedere che cosa stai provando al tuo quinto Sanremo a partire da Cosa fare Dio di me? Chi è diventata Tosca da allora ad adesso? È un lungo viaggio. Ognuno porta in scena ciò che è, quindi io sono diventata esattamente quello che vivo nella vita di tutti i giorni. Sicuramente è stato un percorso bellissimo. Hanno messo la musica, meraviglioso, bello. Ah, sentivo. Grazie. Sì. L'avevo fatta chiudere, infatti. E, ti dicevo, sono. La cosa più difficile, come poi parliamo sempre noi in telecamere spente, è capire che cosa vuoi fare. Perché quando sei ragazzino, quando inizi, c'hai anche tutta l'ansia da prestazione di tutte le persone intorno a te. In qualche maniera anche, sai, io vengo dalla periferia romana, quindi dove sono nata io non era permesso neanche sognare. E quindi diventava quasi una forma di sfida, di riscatto. Cosa adesso c'è di nuovo, in tutti i rapper. Sì, è vero, i rapper e trapper, poi ti chiederò qualcosa in merito a questo. E quindi non era facile in quel momento, perché avevo le idee molto a bozzolo, molto confuse. Dovevi ancora germogliare. Sì, dovevo capire, perché capire tu lo capisci solo lavorando. E ecco, una cosa invece che mi sento di dirti oggi la cosa più importante è che io detesto
il successo facile, perché il successo facile è un'illusione, come qualsiasi mestiere che si rispetta. Che purtroppo è un messaggio che sta passando. È un messaggio che sta passando. Io invece, se tu non sudi per avere una cosa, se tu non fatichi, questa cosa secondo me non sarà mai durevole. Non sarà un qualcosa. No, perché non basta una voce. No, assolutamente. Non basta un management, non basta andare di moda. Perché con la stessa violenza con cui buona questa cosa ti arriva, con la stessa violenza cattiva se ne va. Quindi, e lascia morti e feriti, cioè molti sono i ragazzi che io magari incontro e che stanno sotto psicofarmaco, perché poi è come aver visto un paradiso virtuale. Anche nel mio settore. Poi lo vuoi, sì, poi lo sì. Vuoi, quindi va bene, secondo me. Sono d'accordo, quindi no, dal 92 hai vinto poi Sanremo nel 96, sei ritornata col terzo fuochista nel 2007. Però c'è un 97 che ti è sfuggito. Mi è sfuggito il 97, era lì che volevo arrivare. Era l'anno della crisi. L'anno della crisi dove in qualche maniera... Vedi che abbiamo percepito tutti questa crisi? Sì, beh, sai, arrivo qua. Primo Sanremo, mi buttano fuori subito. Però Luca Barbarossa mi nota. Lui aveva vinto il festival, mi porta con sé come... Era l'anno di Portami a Ballare, sì, giusto? Come supporter. Comincio a lavorare con tutti i più grandi cantautori, ho sempre avuto questo amore per la musica d'autore, per i testi curati, per il messaggio. Lì non c'erano i talent, però c'erano dei produttori abbastanza padri padroni, quindi insomma in capo, una cosa discografica un po' così. E riesco a partecipare a Sanremo con Rosalino, però in un momento di costruzione per me, non un momento di consolidamento. Certo. Rosalino, che vabbè, insomma, non finirò mai di ringraziare perché mi ha fatto nascere, sì, in qualche maniera. Facciamo questa cosa, dalla mattina alla sera tutto cambia. È vero. E io però non sono preparata. Sì. Quindi su di me non c'erano, ecco perché ti dico che bisogna stare molto attenti, non c'erano aspettative artistiche ma aspettative commerciali. Certo. Cioè, hai vinto, devi stare là. È il momento della vittoria dove tu scivoli dal muro, dal momento in cui te l'annunci. Però non è così. Si vince se sei culturalmente onesto. Giusto. Non che non fossi culturalmente onesta, ma non riuscivo più a guardare il nord, dicevo dove vado. Cominci a sentire tutti, cominci a dire ma forse hai ragione, ma forse hai ragione, perché il tuo obiettivo non è più quello di stare con te stessa, ma l'obiettivo tuo è quello di non perdere quello che hai conquistato. Certo, questo è solo. E ho preferito perdere. Sì, sì, sì. Beh, lì è stato uno sgancio che ti ha permesso poi di rinascere in un altro modo. Sì, perché non era. Il fatto di tranciare degli strascichi del passato ti ha permesso di svuotarti, ma di riempirti di tantissime altre cose. Sì, sono delle scelte. D'altronde, se tu sei in un mainstream, hai dei privilegi. Vero. E hai dei non privilegi. Certo. Io ho preferito essere libera, però è normale che certe cose non ce ne sono più. Cioè, la popolarità, quella che giri per strada, che non c'è più. Assolutamente. Volevo proprio parlare un pochino dei tuoi paladini musicali, come Giovanna Famolari, Massimo De Lorenzi, che ti stanno seguendo. Architravi. Ecco, gli architravi, esatto. Io sono un capitano. Tu sei il capitello, io ti vedo, noi ti vediamo e ti vedo, lo sai, vabbè, io sono effettivamente legato a te da tanto e io ti vedo proprio, loro li vedo un po' come due asinello, nel senso che... Guarda, loro sono fantastici, sono perché si compensano, tanto loro sono stati compagni per tanto tempo, quindi pensa, attraverso la musica io sono riuscita a tenere insieme questa coppia artistica meravigliosa. Certo. Perché sai che poi quando le storie d'amore finiscono è molto difficile, perché la musica sei diventata la loro terapeuta in un certo senso. Vabbè, sì, devo dire che sì, sì. Però ne sono molto fiera perché sono due grandi musicisti
di una curiosità unica. Giovanna è una che si butta su ogni cosa. È un'esploratrice. Giovanna, proprio io dico una cosa e lei dopo 10 minuti ne ha trovate 50. E senti questo perché è proprio una curiosa. Massimo un pochino più razionale, ma poi è uno di quelli. Io ho fatto questo post dove dico che come quando i bambini entrano in acqua, no? E poi si rituffa. Esci, ecco, Massimo. Sì, esatto, lo devi un po' ricondurre verso il no e poi dopo esce qualcosa di meraviglioso. Quando gliele estrapoli, Giovanna è incontenibile. Giovanna è una creatura, si butta, anche le cose più strane. L'ultima volta abbiamo fatto un tributo a Tenco, Liara Pasolini, De Angelis che faceva 50 anni nel coniare la parola canzone d'autore, sì. E noi venivamo da Prato e non abbiamo avuto tempo di provare, loro mi avevano chiesto di fare Mi sono innamorato di te e Giovanna abbiamo provato in macchina e lei simulava il violoncello e quando siamo arrivati là abbiamo chiesto scusa dicendo non abbiamo avuto tempo di provare, però è andata bene uguale perché lei l'aveva fatto. Io credo che chiunque vi senta sia un grande privilegio, una grande fortuna, quindi anche a me Giovanna tutte le volte di cui parliamo, cioè tira fuori sempre delle cose che aiuta tantissimo perché è un'intesa, ma poi comunque ha passato anche tanti momenti di difficoltà che l'hanno trasformata moralmente anche lei e credo che voi siete in un momento di continua evoluzione, cioè anche proprio emozionale, musicale, la trasmettete in tutte le cose che state facendo ed è una cosa meravigliosa.